questione di equilibri, l'equilibrio sul quale stiamo cercando di lavorare, creare una mentalità vincente e giocare in questo modo e portare a casa i risultati ci sta richiedendo più sforzi, più energie. E questa è una prestazione che è valorizzata anche dal risultato finale, cosa non da poco, è evidente. Ma guardo indietro, in cui la squadra è riuscita a fare sempre altre prestazioni e non ha portato a casa il risultato. Ora questa è chiusa, partita bella, credo che sia stato uno spettacolo per tutti, perché è una partita mai serena per nessuno, e bello, uno spettacolo bello, e abbiamo offerto una bellissima prestazione. Complimenti a tutti, anche al Frosinone, perché ha fatto, non era semplice, ha reagito alla grande, ci ha rimontato due volte. Poi però noi abbiamo avuto anche quella situazione in cui da portare a casa il risultato. Ma per me non è una questione di svoltare su una partita, di avere quella parola di cui parlavo prima, quell'equilibrio di squadra, di mentalità che ci permetta poi di fare prestazioni anche già fra 2-3 giorni contro il Pisa, e questa metterla già da parte, senza pensare, perché almeno da noi quando abbiamo perso bisognava guardare basso, quando si vince bisogna guardare alto, no, noi dobbiamo guardare alla prossima partita che è il Pisa. Domenica abbiamo perso contro con l'Ascoli, ma io ho detto che ero orgoglioso dei miei, perché abbiamo fatto 30 minuti con qualità, con intensità, con ritmo, però poi la partita l'abbiamo persa. Parlare adesso, io non ho avuto mai dubbi sui miei ragazzi, mai, mai, ho grandissima fiducia in tutti, nessuno escluso. Parlare adesso oggi per me è veramente riduttivo, e nei confronti mancherebbe rispetto ai ragazzi. Per me era, dopo Ascoli, quei 30 minuti, ma in tutta la gara, 30 minuti con grande orgoglio, quindi fiducia nei ragazzi, fiducia nel lavoro che fanno, e continuare.